No, 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 ferma, ferma, ferma. Allora, anche il backstage, così si dice, così direbbero i giureconsulti più culturalmente dotti di noi. Perché questo sarcasmo? Perché praticamente abbiamo sentito un piccolo dietro le quinte. Abbiamo in diretta una grandissima amica, una che non le manda a dire. Una persona simpatica per questo, che poi suscita tante simpatie e anche tante antipatie, ma fa parte del gioco. Le suscito pure io, che ufficialmente devo rimanere moderato, per cui figuriamoci coloro che sono di punta. Ma quando coloro che sono di punta dicono la verità, ci sarebbe innanzitutto da ascoltarli prima, capire e poi magari criticare, ragionare, discordare, concordare, non per partito preso. Ci si prende e ci si lancia contro. Per esempio, l'attacco che c'è stato sul canale Facebook di Virgilio non ha ragione di esistere, perché Virgilio esprime le proprie idee in maniera libera, pulita ed educata. Se adesso su Facebook basta una persona che ti segnala, a torto o a ragione, Facebook ti sospende la prima volta una settimana, la seconda 15, la terza un mese, cioè dove siamo arrivati? A un clima di caccia alle streghe. Vabbè, ci fermiamo qui, andiamo a dare la buona serata a Gloria. Ciao Gloria, Gloria Vaida. Ciao Roberto, buona serata a tutti. Buona serata a tutti, è un clima di caccia alle streghe su Facebook però, vero? Sì, vabbè, ma chi se ne frega? Eccala là, no, buona, mi raccomando. Però Ho insomma. detto chi se ne frega, nel senso, non è che io dia tutta questa importanza a Facebook, voglio dire, non. Assolutamente, però, e le musiche te le C'hanno chiudono? delle, no, vabbè, ma c'hanno delle regole e vanno rispettate come Per carità, tutte ma quello le fuori. cose. Fuori discussione. Allora, Gloria Vaida, anche col tuo ultimo commento, che hai detto che stendevi il tendone su Roma Spal, però non ha piovuto, quindi il tendone forse si poteva anche togliere, buttiamola in una battuta di spirito. E la grande partita fatta contro il CSKA di Mosca, ci sono due facce della stessa Roma. Il tuo giudizio, forse perché in Coppa dei Campioni hanno maggiori interessi economici, penso di aver capito bene il tuo pensiero, chiaramente ha suscitato una marea di commenti positivi, perché ti posso dire che l'80% dei commenti è con te, quindi non sei l'unica che l'hanno dato. Il 20% hanno detto che sei troppo spietata, sulla Roma e che una partita storta, anche di sottovalutazione della Spal, può esistere, ci può essere, non ci dovrebbe essere, ma c'è stata, quindi non c'entrano nulla i soldi della Coppa dei Campioni. Prego, Gloria. Ma è una cavolata quello che hanno detto, E vabbè, scusami. ma ognuno ha il proprio pensiero, no? No, ma ti spiego perché, dal mio punto di vista, che fosse stata solo quella partita con la Spal, allora ci poteva stare questo tipo di commento. Ma siccome non è l'unica partita che la Roma ha giocato malissimo in campionato, quindi dietro c'è qualcos'altro, tutto lì. E poi non mi spiego perché dopo 3 giorni fai un'altra partita. E gioca un'altra squadra, no, sono sempre comunque gli stessi. E come mai questo cambiamento, questo stravolgimento? Ma C'è qualcosa? non è che pensavano troppo alla partita di Coppa dei Campioni e hanno sottovalutato la spalla? Ci può essere, no? O no? No, No. perché anche l'anno scorso giocavano in entrambi le fazioni, cioè facevano prima il campionato e poi la Coppa dei Campioni, eppure in campionato insomma andavamo bene. Abbiamo giocato, anche se si perdeva o si pareggiava, però vedevi che c'era una costruzione di gioco e vedevi il gioco. E adesso no, anche no. Quindi per me, perlomeno, è il mio modestissimo parere che, Certo, ci mancherebbe voglio altro. dire, è la mia opinione, vedendo le partite, che secondo me la Roma, la società AS Roma ha puntato tutto sull'andare avanti il più possibile in Champions, perché poi c'è un rientro economico. Pallolotta c'ha proprio una fame di soldi, è Oh, una cosa una domanda incredibile invece questo. squisitamente tecnica, ma non è che questa squadra ha una immagine più europea che italiana, nel senso che si adatta meglio a giocare in Europa che in Italia, per caso? No, perché? È una No, domanda. perché se tu fai un gioco, un bel gioco, una bella partita in Europa, con gli stessi giocatori con i quali giochi nel campionato italiano, in campionato fai schifo e in Europa giochi bene, c'è un problema. C'è un problema, anche Anche perché hai fatto figura negativa. perché, scusate, ma scusami, Prego, prego, prego.
voglio dire, con tutto il rispetto, ma stai a giocare con la SPAL. Cioè, con tutto il rispetto della SPAL, chiaramente. No, è chiaro, è quello che voglio dire. Con tutto il rispetto per la SPAL, ma stai a giocare con la SPAL, non stai a giocare con la Juventus o col Napoli, che tra un po' ci arriviamo, e o con l'Inter o col Milan o... cavolo di pare a te, sei a giocare con la spalla. Certo, io ti posso dire che la nostra inviata a Ferrara, che poi è di quella città, che è Samantha Maltesi, che salutiamo, che ha anche lei il suo canale consorziato con noi, ci ha detto che la sera a Ferrara hanno festeggiato fino a tardanotte. Ma ci credo. Vincere contro la Roma, voglio dire. A Roma soprattutto, poi a Roma è in trasferta. Appunto. Perché qualcuno mi ha detto, ma la SPAL ha pensato solo a distruggere il gioco della Roma, ma la SPAL che avrebbe dovuto fare? Ma quello che deve fare, scusatemi, ma che discorsi fanno certi tifosi? Ma se una squadra, allora, se nel campo ci stanno due squadre e una delle due deve vincere, è chiaro che quella, l'altra evita in tutti i modi di far giocare la squadra avversaria. È normale questo, cioè la Roma che non doveva permettere alla spalla di segnare, e la Roma non l'ha fatto, la spalla invece sì. Oppure se dopo il primo... cioè la spalla ha fatto il suo dovere, la Roma no, ecco, mettiamola così. Però dopo il primo gol della spalla c'erano margini di recupero immensi, o mi sbaglio io? Certo, c'erano. Sullo 0-1 potevi recuperarla la partita, non so. Ma certo che sì, che si poteva recuperare, ma se non c'è la volontà di farlo, è inutile che ne stiamo a parlare. Ma contro il CSKA invece tu hai visto un'altra squadra, un'altra Roma. Io ho visto un'altra Roma, sì, ho visto un'altra Roma. Sembrava che era scesa in campo un'altra Roma. Però, più determinata, più concentrata, più concreta. È un discorso che... allora io potrei anche capirlo, no? Nel senso, se la società della Roma ha deciso che quest'anno la Roma si deve dedicare solo ed esclusivamente alla Champions, va bene, ma ditecelo a noi tifosi, ce lo dovete dire, perché così almeno noi le partite di campionato non ce le guardiamo. Io non mi rodo il fegato, almeno. Perché dice, guardo, essendo una tifosa autentica, vedendo quel tipo di partita ci sto male, è chiaro, no? E cioè, anche perché vedendo la Roma perdere contro la SPAL, io ho pensato, mamma mia, martedì ci fanno neri, ovvio, no? Se perdi contro la SPAL, quell'altra è una squadra europea, certo non è il Barcellona, però insomma è sempre una squadra ben costruita. Certo. Cioè, ci ammazzano, sì, ci fanno neri. Vero, vero. Quello che tu, che uno pensa. E invece, opla, eccolo là, colpo di scena, esce il coniglio dal cilindro e sta Roma diventa... Gloria, Roma... ma la tua soddisfazione per la vittoria di Coppa, che chiaramente c'è stata, è minore rispetto al previsto? Visto no, certo, sì, certo. Sì, ero contenta che la Roma avesse vinto, per carità. Però, anzi, proprio per il fatto che ha vinto così e in quel modo, mi fa incazzare e arrabbiare ancora di più. Perché dico, perché non hai messo la stessa grinta, la stessa voglia di vincere contro la SPAL o contro le altre squadre, le altre partite che hai giocato, che hai giocato malissimo? Perché, cioè, sono tutte domande che io mi sono posta. Poi alla fine della fiera ho detto, ma sai che nuova c'è? Ma chi se ne frega? Sì, cioè, giustamente. Voglio dire, non mi posso arrabbiare, avvelenare veramente il sangue. Cioè, è vero, sono tifosa della Roma e si sente, no? Perché quando poi parlo della Roma io mi agito, no? Mi surriscaldo. Però poi alla fine ho detto, insomma, voglio dire, tra pochi giorni compio pure gli anni, divento pure un po' più grandicella. Ma te la puoi prendere per una partita di calcio? Alla fine uno inizia a fare un attimino, no? Senti un po', una domanda in senso contrario: se anziché la SPAL ci fosse stato uno squadrone superiore alla Roma e la Roma comunque avrebbe perso lo stesso, la rabbia non c'era, perché tu hai affrontato una squadra superiore all'Olimpico, ti stai zitto in campionato, hai affrontato, che ne so, il Barcellona di turno italiano, chiaro che ti batte.
lì ci puoi stare. Non ci puoi stare con compagini come, con tutto il rispetto, attenzione, Bologna, Chievo, Verona e Spal, che noi soffriamo maledettamente. Io non vorrei che fossero sottovalutate queste compagini, ma non coscientemente, che alla fine sì, questi sono mezzi bidoni, ma sì, ci proviamo e tira a campana. No. Ma non è così, no. Secondo me stai sbagliando. Non è che non vengono, sono sottovalutate queste squadre, perché tu sai già in partenza, a inizio campionato, chi vai a incontrare, chi incontrerai, quale squadra incontrerai quel giorno, quel tale giorno, quell'altro giorno ancora, la settimana dopo. Le conosci più o meno, le squadre italiane si conoscono come giocano, poi basta che vai a vedere qualche filmato. Voglio dire, io penso che un allenatore, prima di tutto, prima di fare qualche schema per la partita, si sarà guardato come gioca l'altra squadra, no? Penso proprio di sì. E per cui non le puoi affrontare con facciamo questa passeggiata. No, non è così. Secondo me è proprio qualcosa. Io è come se avessi percepito una sorta di ma chi se ne frega, entriamo in campo, quello che succede succede, una sorta non di menefreghismo ma di superficialità da parte dei giocatori, di poca professionalità, perché dal momento in cui tu devi, se incontri la Spal o il Barcellona, tu devi dare il 110%, punto, e non lo fanno, non l'hanno fatto contro la Spal, contro il Bologna, non l'hanno fatto. Se tu prima hai detto, se la Roma avesse perso invece che con la Spal, con una Barcellona della Serie A, ti saresti arrabbiata lo stesso? Mi sarei arrabbiata lo stesso, sì, se avesse giocato nel modo in cui ha giocato contro la Spal. Se avesse giocato cercando di portare a casa il risultato e poi c'è la superiorità dell'altra squadra, allora lì alzi le mani e dici vabbè, te la sono meritata. Ma se tu gliela lasci su un piatto d'argento, la situazione no, anche no. Ma mi incazzo ancora di più e mi arrabbio ancora di più. No, è chiara la cosa. Ed è chiaro che la gioia in Coppa, anche se c'è stata, è stata molto inferiore. È molto limitata, molto limitata. Senti, non è stata la stessa gioia del di Roma-Barcellona, giriamo un attimo pagina, perché poi dopo avremo l'incontro con un giornalista in ricordo di un componente del nostro gruppo, Norberto Nicolai, che ci ha lasciato mercoledì scorso, purtroppo. È qui, che era di fede laziale, adesso diciamo va in secondo tono, perché era una persona simpaticissima e che poi era stato scelto in questa squadra proprio perché era come noi, diceva pane e pane e vino al vino, a costo di antipatie eccetera eccetera, però lui doveva dire la sua, come tu la tua, io la mia, e via discorrendo. Anche perché non tradisca il fatto che io, facendo il presentatore e moderatore, tento sempre di arginare il tutto, ma se qualcuno mi desse la facoltà di fare qualche editoriale ogni tanto, sempre con termini civili, puliti ed educati, sentirete che forse sarei Glorio Vaido o qualcosa del genere. Perché gli ascoltatori non sanno cosa ci diciamo io e te in prima di andare in onda. Allora rimaniamo un attimo. Dovremmo mandarle in onda quelle, ma non si può, anche perché poi col clima da caccia alle streghe, noi siamo legati anche a Facebook nel bene e nel male, finché non si cambia poi sta regola, che allora basta che qualcuno segnala qualcun altro. Ha ragione. Quello sì, quella è una cattiveria. Sì, se fermano il canale, per esempio la pagina Fra Calcio e Realtà di Original che abbiamo noi altri, sono già tre volte che viene fermata perché c'è un qualcuno o una qualcuna, non si sa, una signora o un signore, che ci segnala e ci bloccano. Quando abbiamo fatto dei piccoli accertamenti, ci avevano detto, guardate che quel signore lì che fa i blocchi perché ormai è contrapposto a voi, sta su un'altra radio e bla bla bla. Allora, questo signore purtroppo se n'è andato, e questo dispiace a livello umano, chiaramente, certo, però ovvio. Le segnalazioni continuano.
Allora, non è che si può addossare anche la colpa della Seconda Guerra Mondiale a chi non c'è più, nel senso che sarà qualcun altro che spiegasse meglio il suo dissenso, perché noi poi, quella è una tribuna aperta, apriamo a tutte le idee, però io sono costretto sempre a togliere i pensieri di chi mi scrive bestemmie sui commenti, di chi mi scrive offese, non solo per me, ma anche per altre situazioni. Esprimete civilmente il vostro dissenso, anche se a volte è difficile. Apro piccola parentesi, per esempio la sera dell'allagamento, se tu hai delle persone care che stanno per morire annegate dentro una macchina, è chiaro che ti scagli in una certa maniera. Io la mia amica una mia amica stava percorrendo via Palmiro degli Occhi per poco non affogava. Sì, lo so, perché cioè, quello è un punto critico, è vero. Però c'era Alemanno e lì si allagava, c'è stato Marino e lì si allagava, c'è la Raggi e si allaga ancora. Allora, indipendentemente dal colore politico, perché Marino rappresentava una cosa, Alemanno un'altra e la Raggi un'altra ancora, ragazzi, sindaci parlo, mettete, rimboccatevi le maniche e dite, se lì c'è una fossa che basta un millimetro in più d'acqua e sprofonda, lì bisogna metterci l'asfalto triplo. L'asfalto è sotto cementificare tutto, sia che tu sia di 5 Stelle, sia che sia di Fratelli d'Italia, sia che sia dell'alternativa di destra Alemanno, sia che sia del PD come Giorgio, come il professor Marino. Allora non c'entra niente se uno è del PD, è dei 5 Stelle o di Fratelli d'Italia. È la voglia di fare che manca, secondo me. Cioè, cercate dei fondi idonei perché quel tratto di viale Palmiro Togliatti a ogni ondata d'acqua, perché ormai non più, siamo ai tropici, veniamo in ondata. Sì, è vero. Quel tratto sprofonda e chi ci cammina con la macchina che non riesce a vedere in quel momento quanto è profonda, quale profondità ha scavato l'acqua, rischia lì finché poi non c'è il botto grosso, come diciamo in gergo. Quando ci sarà il botto grosso, allora si corre ed è troppo tardi. Chiusa parentesi, torniamo a noi. Napoli-Roma, che dobbiamo temere di questo Napoli? Tutto, secondo come me. Tu? Perché? Che è una squadra di marziani, non lo so. No, non è una squadra, è una squadra che gioca, è diverso. È una squadra che ha un obiettivo, è una squadra compatta, gioca bene, c'ha un bel calcio. Io non è che ami proprio tanto il Napoli, oddio, io non amo nessuna squadra della Serie A in particolare, amo solo la mia Roma, però devo essere anche obiettiva, non posso essere solo tifosa, no? Sì. Devo fare anche la giornalista in questo caso, c'è chi gioca bene e c'è chi gioca male, e il Napoli gioca bene, se noi giochiamo come abbiamo giocato col CSA, mi sei intrecciata la lingua, CSK di Mosca, allora magari ce la giochiamo anche ad armi pari, ma se giochiamo come abbiamo giocato contro la Spalla, cioè nemmeno scendiamo in campo noi, io ma te... sì, ma gliela abbiamo vinta a tavolino. Ti dico che su Sky Cinema 1 faranno un bel film domenica sera, per cui ci possiamo vedere il film anziché la partita. Sì, anche, ma io no. No, ma questa la mia è una provocazione, chiaramente. No? Certo. Perché certo, se ci accorgessimo che scendono come sono scesi contro la Spalla, è inutile stare a vedere la partita. Perché ti guarda, prendono... io mi accorgo di come andrà la partita appena escono dal tunnel. Lo sguardo, io guardo i calciatori della Roma, ovviamente. Sì. Lo sguardo, io guardo lo sguardo, come camminano, come si mettono in posa per le foto, cioè io guardo tutto appena loro varcano quella la soglia del tunnel per entrare in campo. Io dallo sguardo già capisco come andrà la partita, e a volte entrano proprio, cioè sembra che ci stanno a fan favore, capito? E allora dico vabbè, ciao, io neanche la vedo, non la guardo proprio, e infatti poi mi danno ragione i risultati. Ma in questo caso Napoli-Roma come si evolverà secondo te? Viste poi le prestazioni di Coppa? No, ma io non ti posso, perché quello è il problema, che se tu questa domanda me l'avessi fatta l'anno scorso ti avrei risposto in maniera molto più tranquilla e serena. Adesso sì, non te lo so dire, perché la Roma è imprevedibile. E il Napoli potrebbe invece... fare la... E il Napoli invece è un rullo compressore, com'è? Il Napoli soprattutto gioca, soprattutto quando scende in campo vuole giocarsi la partita e provare a portare più punti
nel proprio zaino, cosa che dovrebbe far sempre la Roma. Oh, ma non è per caso che il Napoli parte da un piccolo vantaggio, che sono stati messi soltanto dei piccoli innesti in un telaio che ormai si conosce da 5 anni, e la Roma riparte da zero? Certo, è ovvio. Ah, tutto là. Il problema è tutto lì. Se tu mi ricostruisci la squadra ogni inizio campionato e non c'è la base, la struttura, le fondamenta, ma come può reggersi in piedi in una casa senza le fondamenta? Non questo può. È vero. Quindi se tu mi togli prima un pezzo, poi uno, poi un altro, e mi metti un pilastrino piuttosto che un paletto a fronte di colonne portanti, allora è chiaro che lì crolla tutto. Però se io faccio un discorso di struttura economica, attenzione, e dico, ci metto il pilastrino, che se poi va bene mi rende 10 volte quanto l'ho pagato, io ho fatto sì, ho capito, senti, sì, vabbè, ho capito, no, no. Perché no? Perché io sono una SPA, non sono un tifoso della Roma, io sono un investitore in una SPA. Allora, sì. Io ho investito, allora aspetta, io ricavo dalle vendite 10 euro, devo fare degli acquisti e spendo 8 euro, in cassa ho 2 euro, ok? Con questi 2 euro di differenza il campionato va bene e tira a campà. Il prossimo anno io dalle vendite faccio 40, 20 li faccio di acquisti, c'ho più 28. Per cui non ho messo un dollaro di tasca mia, perché questa SPA mi deve rendere sui ricavi, sugli acquisti, sulle spese e sui guadagni. Il discorso è nudo e crudo, è questo, cioè non mi interessa del lato sentimentale del tifoso, a me interessa che tornino i conti. Ok, perfetto, fino a lì ci siamo, però c'è un piccolo particolare, il particolare è tipo non è nemmeno neanche tanto piccolo, certo. È che prima o poi il tifoso della Roma si rompe le scatole di tutti sti, di tutte ste vendite, cioè perché adesso Under per esempio, no, tu lo sai, no, che io amo i calciatori talentuosi, quelli che c'hanno l'estro, i geniali, no, più che i tecnici, il geniale, quello che il tocco di classe, e io impazzisco per quei giocatori. A me Under mi fa impazzire. Under prossimo anno verrà venduto, fidati, perché sì, noi no, facciamo sono con te perché per quella logica che ti ho esposto prima io l'ho pagato 13, adesso non mi ricordo quanto l'anno, o 17, non ricordo quanto, però se lo rivendo a 75, oh, e so 64 milioni di euro che sì, mettono allora non hai capito che andando avanti così il tifoso della Roma prima o poi si stanca e allo stadio non ci viene, e tu quei soldi, gli introiti che puoi ricavare dagli abbonamenti, non ce l'avrai più, perché uno si stanca, ma c'è gente che fa sacrifici per potersi permettere un abbonamento della Roma, va allo stadio e poi torna a casa col fegato grosso così, una volta, due, tre, poi alla fine dice, lo sai che nuova c'è, ma io quei soldi piuttosto ci compro qualcos'altro, e sì, quindi c'è una disinfezione per la squadra. E sì, poi il tuo discorso fila liscio fino a un certo punto, devi far cassa, ok, perfetto, devi vendere, perfetto, vendi, però se poi devi ricomprare, a me mi devi ricomprare un calciatore di uguale valore tecnico, se non superiore, superiore no, perché se no ti tieni quello che hai venduto, se no se ne compri uno superiore devi pagarlo molto di più, però me lo compri almeno di pari livello e non mi vai a comprare un ragazzino di 18 anni, 19 anni, che lo devi far crescere, lo devi far maturare, e poi una volta che ha raggiunto gli standard che servono alla squadra, puff, lo vendi. No, a proposito di incognite, allora l'incognita di Pastore, che sta sempre male muscolarmente, Karlsdorp che sembrava tutto finito, ha recuperato, ha giocato, ma gioca proprio come un fantasma, e soprattutto noi notiamo che probabilmente ha la paura umana del contrasto dopo l'operazione. E poi il mistero di Schick e di Perotti, sono quattro giocatori che potrebbero essere fondamentali per la Roma. Allora partiamo con i primi. Prendere gli infortunati non ci porta bene.
Nel senso, Pastore aveva i malanni che ha e l'hai pagato 25 milioni. Kasdrop è stata una scommessa che te l'hanno lasciato a te, che non l'ha preso la Juve, proprio perché era rotto. Allora, se dopo che tu l'hai aspettato, l'hai fatto giocare, hai visto che non va, quindi lo rimetti in panchina e gli dici guarda, adesso devi imparare altre cose, eccetera, eccetera. E meno male che hanno sbloccato psicologicamente Santone, che è un giocatore nella media, ma il suo contributo lo dà. Io vedo che il signor Kasdrop tira calci sugli stinchi, figurati chiaramente, a non finire, tant'è vero che ci sono voci che a gennaio se ne andrebbe a giocare in Inghilterra. Domanda, ma perché dobbiamo sempre scommettere sui giocatori infortunati perché ce li fanno pagare di meno e poi non si riesce a vedere un loro miglioramento in campo una volta che rientrano? Perché Pastore sono anni che non gioca più un campionato intero, lo sapevano tutti. Allora, prima ma te l'hanno venduto a quel prezzo, ma il motivo ci saranno. Bravo. Allora te li tenevi in tasca, facevi cassa con i 25 milioni anziché darli via e poi magari aspettavi gennaio per fare il colpo. È chiaro, visto che hai scelto un Angolan, la lungimiranza non è di proprietà di Monchi, evidentemente, non lo so. Probabilmente deve fare il colpo a effetto rispetto a tanti altri anonimi acquisti. Ma tanto a gennaio che colpo a effetto può fare, se stanno sempre sotto cassa? Cioè che fa a gennaio? È vero, perché quei soldi destinati a Herrera non ci sono per il momento. A meno che non ci sia il colpo a sorpresa che tu vendi qualcos'altro. O qualcun altro quello, su quello, guarda, quando parli della Roma è palese, è la palissiano che ci sarà una a vendita. Cioè, a proposito, prima di finire il discorso sulla Roma, è cambiato il tuo giudizio su Olsen come portiere o ancora dobbiamo aspettare? Diciamo che sta sulla via della... della guarigione, no, non è che stava male, però diciamo, insomma, diciamo, allora ho cambiato idea proprio, no, però mi sta piano piano convincendo che forse potrebbe, insomma, essere, potrebbe diventare, insomma, bravo, Anche perché ci sta lavorando, anche perché pure ai mondiali con la sua nazionale, quando gli cominciavano a tirare da tutti gli angoli, Olsen si esaltava. Quando c'ha una difesa che lo protegge, Olsen ogni tanto si distrae, vede qualche farfalla che vola dal campo e ogni tanto combina qualche scempiaggine, qualche casino, perché sui pali è un drago, come scatto di reni non è secondo a nessuno, sulle uscite ci giriamo un attimo, diciamo che parte. Lui, secondo me lui ci sta lavorando, il problema è che noi veniamo da un portiere come Alisson e quindi chiunque ci metti là è la vippa, ecco, certo. Diciamo così. Quindi diamo tempo. Chiudiamola su Napoli-Roma, quindi non puoi esprimerti su come te la senti, il risultato è a 3, 1x2 praticamente. Certo, se dovessi giocare la schedina sì, metterei 1x3. Allora, mi dicono che abbiamo altri 4 minuti e 30. 1x3. Capito? No, abbiamo 1x3, va bene. Allora, mi sono sbagliato. No, vabbè, ma 1x3 significa Napoli 1, Roma 3, per cui va benissimo. Perfetto, abbiamo 4 minuti e mezzo. Per dichiarare una certa situazione, ho già parlato con la direttrice di programmazione, a cui ho garantito la tranquillità assoluta, perché se no io le ho detto che le facciamo risparmiare i soldi della permanente dal parrucchiere, io e te, perché siccome deve spendere 60 euro per la permanente, non li spende, li tiene in tasca, sentendo quello sentendo quello che dicono Gloria e Roberto. Siccome invece io le voglio far spendere i 60-80 euro della permanente, noi entriamo un attimo in argomento. Allora, Fabrizio Corona, ok? Sì. Allora, Fabrizio Corona lo conosciamo tutti, non devo fare il resoconto della situazione, può essere simpatico o antipatico, forse più la seconda che la prima. Ecco. Però, nel momento... che ha usato parole non buone nei confronti di Ilari Blasi e anche di Francesco Totti, perché qualcuno mi ha detto, ma siete sicuri che ha scritto certe cose su Francesco Totti? E io chiedo alla diretta interessata che ha seguito tutto, cioè la nostra Gloria Vaida, allora, l'astio con la Blasi da che cosa era scaturito? Allora, innanzitutto l'hai letta la cosa che ho scritto sì. Ti ha risposto pure Luigi Pasculli, il nostro direttore di programma.
che siamo tutti con te, per quello, perché tu hai detto esattamente il vero, però cerchiamo di farlo inserire in un decoder per farlo capire a tutti. Ok, il tutto non nasce ieri sera, ma nasce 13 anni fa. Ma sì, perché è successo questo, molti se lo ricorderanno, no? Pochi giorni prima del matrimonio, 15 giorni, un mese, adesso non ricordo, comunque, del matrimonio di Francesco Totti con Ilaria Blasi, il signor Corona fece uscire sul giornale Gente, guarda come sono formata. Sì, vai avanti. sul giornale Gente un'esclusiva di una notte brava, diciamo così, sì, di Francesco Totti con la signorina Flavia Vento. Praticamente, in poche parole, Francesco Totti avrebbe cornificato Ilaria Blasi. Questo a pochi giorni dal matrimonio, chiaramente, quando è uscita la notizia, vabbè, questa cosa, Ilaria ovviamente, insomma, un po' alterata. Non c'è rimasta bene, è chiaro. Esatto, Francesco Totti ha spiegato la situazione a Ilaria, poi se passa legge il libro di Francesco Totti. Sì, sì, vabbè. Poi ritengo sempre che siano fatti loro privati, che Corona forse non aveva nessun diritto di intromettersi, però... No, vabbè, ma all'epoca Corona era il re dei paparazzi, era quello che faceva tutte queste cose, va bene. Che succede? Che poco... Insomma, vabbè, tra loro due, tra Francesco e Ilaria non succede nulla, si chiariscono e tutto finisce là. Succede che sempre il Corona contatta Vito Scala, sì, e gli dice: ah, guarda che farò uscire la seconda parte della situazione con delle foto compromettenti, a me, e le venderò al settimanale Gente per 50.000 euro, però se voi mi pagate io ve le do a voi e non lo do al giornale. Siccome era proprio in prossimità del matrimonio e ricordo che Ilaria Blasi era già incinta di Christian, Vito Scala insieme al fratello Riccardo di Francesco Totti hanno pensato di bloccare la situazione, ma soprattutto per un benessere per Ilaria. Perfetto. No, quindi che hanno fatto? Hanno pagato Corona e lui gli ha mandato tutto il plico, tutta la documentazione fotografica, esatto, di cui lui era in possesso. Ok, che non c'era, perché hanno ricevuto solamente questo, tutto ciò all'insaputa di Francesco Totti. Francesco non sapeva niente. Oh, tutta sta storia è documentata chiaramente, Gloria, no? Giustamente. Sì. Quindi praticamente il Corona avrebbe risolato la sola, come si dice in gergo. Aspetta. E poi nella seconda parte di questa storia, quando lui contatta Vito Scala, e quando lui poi manda, dopo aver ricevuto l'assegno di 50.000 euro, manda a loro tutta la documentazione, e c'era solamente delle dichiarazioni, una sorta di intervista fatta all'evento, sì, ma senza nessuna foto. Ok, quindi non c'era nessuna foto con lasciava il tempo che trovava praticamente. Esatto. Allora, perché hanno pagato? Hanno pagato perché, conoscendo il tipo, a pochi giorni del matrimonio non volevano che né Francesco né Ilaria fossero turbati da questa situazione. Questo succede 13 anni fa. Oh, veniamo ieri invece adesso all'attuale. Ieri sera che succede? Cioè, anzi no, due settimane prima, durante la programmazione del Grande Fratello, fanno vedere all'ex fidanzata di Corona una dichiarazione che lui ha fatto a Verissimo da Silvia Toffanin, che in pratica dice che lui non l'ha mai amata. E Ilaria Blasi dice a Fabrizio Corona: ha il diritto di replica, se vuole replicare, repliche pure. E va bene, arriviamo ieri nella trasmissione di Maurizio Costanzo, ricordiamolo pure questo. No, ieri al Grande Fratello era entrato Corona. Innanzitutto dovete sapere che Corona si è preso 40.000 euro per entrare là dentro. Vabbè, ma quello fa parte della legge del mercato televisivo. No, come no, sì, dobbiamo dire.
Aspetta, se dobbiamo dire tutto, allora diciamo tutto, non nascondiamoci niente. Si è preso 40.000 euro, in più ha preteso che potesse indossare una maglietta con il suo marchio, e gliel'hanno concesso. Okay, sì. Ok, è entrato dentro la casa, ha parlato con Silvia perché gli doveva chiedere scusa, bla bla bla. Aspettate un attimo, devo un passo indietro. Quando 15 giorni prima la Blasi ha detto a Corona di la trasmissione era a sua disposizione se voleva replicare, in quei 15 giorni tra quella sera che lei ha detto quella cosa e scusa, prego, l'entrata, sai perché sto tossendo? Perché mi sto innervosendo e vorrei dire quello senza che innervosire. Però, vorrei dire quello che voglio, ma non posso. Comunque, ti dico che il tempo, siccome è tiranno, però cerchiamo di andare a stringere. Vado alla conclusione. In queste due settimane, che cosa ha fatto Corona con i suoi social? Non ha fatto altro che declinare Ilaria Blasi e Francesco Dotti, rimettendo sul Instagram le foto di quel famoso ipotetico flirt, sì, eccetera. Bravissimo, eccetera. Per 15 giorni non ha fatto altro che fare queste cose. Quando lui esce dalla casa del grande fratello, Ilari gli dice: vedi che non c'è stato nessun veto, perché lui diceva queste storie di Instagram che lui non sarebbe mai potuto entrare dentro la casa del grande fratello perché Ilaria Blasi avrebbe messo il veto. Invece lei gli ha risposto: io non avendo i social non potevo risponderti, ti rispondo ora, ti dico che non c'è stato da parte mia nessun veto per farti arrivare alla casa del grande fratello. E tanto fino a qui tutto regolare, stai, no? Diciamo, fino a qui tutto regolare. E lì lui inizia dicendo: perché hai tirato fuori questa cosa? Era meglio che non ne parlavi, già in tono minaccioso tipo Gomorra, no? A quel punto Ilaria Blasi non ci ha visto più e gli ha detto: questo è quello che tu mi hai fatto. E lui lì ha inveito, innanzitutto ha inveito in una maniera spropositata contro una donna e non si fa, punto. Perfetto. Primo. Poi? Il punto secondo, gli ha detto: io ti rovino. Attenzione, no, aspetta Gloria, aspetta, io ti rovino l'ha detto espressamente? Sì, sì, l'ho sentito con le mie orecchie. Io ti rovino, perfetto. Ok, poi ha detto che il marito ha scritto una marea di cazzate, lo ripeto sta parolaccia perché l'ha detta lui, sì, marea di cazzate su quel libro, che non è vero quello che lui ha scritto. Sì. E poi ha inveito anche contro Totti, contro lei, e lì poi Ilaria Blasi ha preso in mano la situazione e ha cominciato e gli ha detto quello che gli ha dovuto dire. Perfetto. Allora, io fossi, dopodiché, aspetta, c'è anche un passaggio ulteriore, dopodiché finita, perché poi lei ha chiuso il collegamento, non l'ha fatto più parlare e tutto quanto, lui ha preso in mano il suo telefonino e su Instagram sempre, sì, ha fatto una dichiarazione, ha detto che lei lavora a Mediaset perché è la moglie di Francesco Dotti, uno che non sa parlare in italiano ma sa solo tirare due calci al pallone. Oh, attenzione, okay. Questi sono tutti i pensieri che sono portati su Instagram, giusto? Sì, basta andare su Instagram e sul profilo del signor Corona e si legge, perfetto, cioè, sì sulle storyline. Tu sai che per dovere di redazione dobbiamo essere sicuri che... Vai, controlla. No. Ha detto che adesso lui siccome gli hanno abbassato il microfono a lui perché urlava e diceva un sacco le parolacce, quindi gli hanno chiuso l'audio, perfetto. No, non gli hanno chiuso, gli hanno abbassato. E allora lui si è sentito come per dire: non c'ho avuto il diritto di replica, ma diceva un sacco le parolacce e siccome quelli di Mediaset devono comunque stare attenti, perché sta comunque in prima serata, non puoi, sì, ma un personaggio del genere. Sì, ma un personaggio del genere poi quando va si infervora, ne dice di cotte e di crude, e quindi gli hanno abbassato il microfono e lui se l'è presa con la Blasi e gli ha detto: non mi hai dato il diritto di replica e adesso io scatenerò l'inferno. Mamma mia, che paura.
No, io voglio soltanto, allora questa me la devi concedere, voglio soltanto dire a Corona, no, non ascolterà, non me ne frega, anche se ascolta non me ne può fregare di meno, al signor Corona, prima di parlare di Francesco Totti ti devi sciacquare la bocca con l'acido muriatico e poi con quello che rimane puoi parlare. Secondo, Francesco Totti non saprà parlare in italiano, ma parla con i piedi e ha parlato per 25 anni con quei piedi. Due, se terzo, verso una donna non ci si comporta in quel modo, ecco perché stai solo come un cane. Quarto, 2 anni di galera non ti hanno insegnato niente, invece di crescere e maturare a 44 anni, 45, quanti ce ne avrà, ancora stai a fare di bimbo minchia e sei di una volgarità più assoluta. Sì. Quinto, Roma cerca di guardarla in televisione, evita di venire a Roma. Vabbè, occhio, no, Gloria, che cioè significa? No, io dico, no, il mio consiglio che gli do, evita di venire a Roma, perché a Roma non sei benvenuto dal momento in cui hai toccato Francesco Totti. Dice... Questo mica l'ho minacciato, no, gli ho soltanto dato un consiglio. Potresti incontrare qualche esagitato che magari la pensa contrario. Magari insomma si fa un po' rodere il chiccherone dal momento in cui hai toccato Francesco Totti. L'importante è che non sia un attacco diretto contro la persona di Corona, ecco, questo è il punto. No, io gli ho dato un consiglio, gli ho soltanto detto, se vuoi vedere Roma, guardala dal televisore, fatti mandare fotografie, cartoline, quello che vuoi. Ma se poi vuoi venire a Roma, stai molto attento, fai attenzione, perché molti romani e romanisti non è che abbiano proprio preso bene le parole che tu hai detto alla moglie di Francesco Totti e a Francesco Totti. Si sono un pochettino alterati, quindi ti consiglio... Parliamoci chiaro, le parole che ha detto a Hillary e a Francesco, se Francesco e Hillary attraverso i loro legali faranno azione di rivalsa, hanno tutti i diritti per poterlo fare. Anche perché l'ha fatta in diretta nazionale, voglio dire. Per cui più di questo, forse è la maniera più negativa possibile per tornare a far parlare di sé. Qui mi riferisco al signor Fabrizio Corona. Aveva altri sistemi, altri modi, che magari attirava forse più simpatia addirittura, perché molte donne si sa che si squagliano fisicamente ed esteticamente per lui. Però presentarsi così... malate mentali. Aspetta, però, presentarsi così, ognuno ha i propri gusti, Gloria, ricordo. Ma io conoscendo, per quel poco che posso... e poi un'altra cosa devo dire al signor Corona. Dal momento che ha detto tutte quelle brutte cose sul libro di Francesco Totti, voglio ricordare al signor Fabrizio Corona che tutti i proventi della vendita del libro di Francesco Totti andranno all'ospedale Bambin Gesù di Roma, per cui zitto, devi stare zitto, non hai il diritto di poter pronunciare il nome di Francesco Totti. Oppure se vuoi dissentire dal signor Francesco Totti lo fai con termini civili ed educati come fanno tutti gli altri. Ma non è capace a farlo, perché se la butti sempre in rissa, in bagarre, in maleducazione, è chiaro che tu non puoi suscitare le simpatie delle persone, te li trovi tutti addosso. Se tu spieghi in altro modo, forse... Ma io guarda, per quello che conosco Francesco Totti, Francesco Totti non farà nulla, non farà niente, lo lascerà nel suo oblio. Certo che se poi Corona, come ha detto, che scaderà in inferno, metterà chissà che cosa. E la miseria. Magari lui, non, siccome gli è stato proibito dalla legge, dal tribunale, di fare il fotografo, di fare il scoop, quindi non può fare niente, però avrà conoscenza in quell'ambito e magari farà uscire cose strane su Francesco Totti e Ilaria Blasi, e allora lì magari Totti inizierà a fare qualcosa. Per il momento credo che, conoscendo Totti... Poi si vedrà. Comunque non è una buona pagina, una pagina dove magari, parlando di altro, non di Francesco e di Ilari, questo personaggio che si chiama... Fabrizio Corona avrebbe potuto riguadagnare. Comunque ieri Hilary Blasi ha avuto tutto il mio applauso, perché è stata ci mancherebbe una altro grande. A tutto il nostro applauso in questa particolare circostanza. E poi qualcuno mi scrive, pure che non fossero stati Hilary e Francesco ma altre due persone, la stessa identica cosa, perché non si può
gettare fango su due persone, esatto, in questo modo, pur di ritornare sulla ribalta delle scene televisive. Bravo, perché noi bravo. Abbiamo il sospetto, noi in generale abbiamo il sospetto che sia proprio questo, la voglia di ritornare sulle scene televisive, in modo che il giorno dopo, e così è stato, tutti hanno parlato del signor Corona. Però io inviterei modestamente, modestamente il signor Corona ad esprimersi in termini più chiari e tranquilli, e soprattutto a lasciare in pace la vita privata delle persone, perché anche se si stanno per sposare e hanno avuto qualche scappatella, ammesso e non concesso, sono affari che riguardano la loro vita privata e certo non devono finire sui settimanali in bocca a tutti. Questo. Certo, penso così, poi può darsi che sbaglio, non lo so. Ma però... poi sai, il fatto è che poi fosse stata vera quella situazione, magari. Ma non c'entra nulla, io ritengo sempre che la privacy deve essere rispettata. Perché, ma quando sei personaggio pubblico... È brava, però se questi non fossero stati personaggi pubblici non si rifilava nessuno. Ovvio. Oh, allora, io, Francesco Totti... Corona è invidioso perché Francesco Totti, pur non parlando bene l'italiano, è amatissimo da tutto, non da tutta l'Italia, ma da tutto il mondo, perché comunque va...